tutti, benvenuti a una nuova puntata di Facile e Veloce Opinioni. E oggi parlerò di rossetti perché sono stata dalla Essence, ovviamente catturata come al solito dal fatto che ha delle bellissime collezioni low cost. Ho voluto comprare qualcosina, non l'ho comprata tutta oggi, ma in due tranche. Nella prima tranche ho comprato del Long Lasting Lipstick, una delle nuove colorazioni che è la 06. La 06 è appunto, non dice come si chiama questo colore, comunque Long Lasting Lipstick, il 06, ed è il dupe perfetto di Cream to Your Coffee della MAC, ed è per questo che l'ho voluto comprare, ma ha catturato subito, inutile dirlo, l'ho già un po' utilizzato. Dopodiché abbiamo un traslucido che io avevo all'inizio scambiato per matte perché lo cercavo, lo 07 dei traslucidi, che è questo bellissimo rosa, ve lo faccio vedere. Ma perché non ve lo faccio vedere swatchato? Perché non capireste niente, in quanto i traslucidi sono poco scriventi. E come lucidino, lucida labbra, sicuramente lo utilizzerò, però come vero e proprio rossetto, sinceramente, non ha nessuna resa. E quindi mettiamo a posto questi. Finalmente, oggi ho trovato in gran parte dei matte, e quindi ne ho comprati due che mi interessavano parecchio. E ho comprato lo 04 del matte, e poi lo 07. Lo 04 e lo 07 ve li faccio vedere swatchati. Lo 04 è questo bellissimo rosso fragola, mentre questo vinaccio con una piccola punta di viola ma una grande punta di rosa, e quindi gli dà l'effetto comunque di un colore non troppo chiuso, non troppo freddo. Questi sono gli swatch. A me sono piaciuti tantissimo, ma ancora non li ho provati, quindi non vi posso dire. Invece dei matte liquid lip gloss, ho preso il 06 Simply to be an icon, semplicemente per essere un'icona, cioè una cosa elegantissima, un colore elegante che è di tendenza questo inverno. Devo dire che io l'ho provato subito dopo essermi fatta le unghie, incredibilmente ci ho mangiato e questo è quello che è rimasto: molto uniforme, duraturo, fa quello che promette. Quindi sinceramente lo preferisco ai rossetti liquidi della Too Faced, che secondo me hanno la stessa pastosità, ma non perdurano, e inoltre la pastosità fa sì che debordino, e a me non ne ho comprato uno, ma non mi è piaciuto per niente. Infatti penso che sarà uno di quelli che cestinerò. Comunque, matte invece mi ha catturato perché sembra cremoso, ma sulle labbra poi la texture diventa liquida. Mangi, se non strafai, comunque ti rimane, diciamo, lascia poche tracce, però è comunque rimane sulle labbra. Ed è quello che mi ha molto colpito di questo, che dovrebbe essere un lip gloss, ma è un rossetto liquido. A tutti gli effetti, che dura addirittura, secondo me, una lacca per le labbra, che comunque lascia una lieve tinta. E quindi ve la straconsiglio per 2,80 euro. Questa ve la rifaccio vedere.
descrivervi il colore è assolutamente difficile perché è particolarissimo, è una specie di sangria, ma più sul color labbra. E quindi un colore secondo me attuale e di moda quest'anno. Bene, Essence secondo me ha fatto con questo un ottimo lavoro. Poi, quando avrò testato questi rossetti, vi farò un altro video. Se vi è piaciuto, se vi interessa avere i miei pareri sui rossetti, mettete mi piace sul video, commentate, iscrivetevi se vi va. Un bacione da Manuela, faccio le veloci opinioni e alla prossima.